Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano al Teatro della Fortuna, dove si è appena tenuto l'incontro, uno degli incontri della rassegna con le parole giuste della Memo. Siamo con Nando Della Chiesa, che è uno dei massimi esperti della criminalità organizzata in Italia, oltre ad essere presidente onorario dell'Associazione Libera, e gli vogliamo chiedere in particolare, appunto, quale conoscitore del fenomeno e di chi ha vissuto il fenomeno dal nord Italia, quindi non dalle zone di origini, in una zona come la nostra, come le Marche, da cosa è possibile riconoscere le infiltrazioni, insomma l'approssimarsi di queste organizzazioni nel tessuto sociale, fenomeno che sappiamo da noi in qualche modo già comincia a essere presente, anche se in ritardo rispetto appunto alle regioni del nord. Beh, la prima cosa da guardare sono gli incendi, ecco, non credere che sia sempre autocombustione, non credere che siano sempre cortocircuiti. Loro arrivano e si annunciano con questo linguaggio, soprattutto se qualcuno non vuole cedere immediatamente. Le bombe nei cantieri, la fioritura di ristoranti e di pizzerie con la stessa proprietà che in genere un normale commerciante fatica ad aprire in serie, sapere che c'è il denaro riciclato. Si riconoscono anche dal modo in cui vengono occupati determinati bar. Devo dire che difficilmente ci si sbaglia in questo, quando si riconosce che quello è diventato il luogo in cui certe persone con macchinoni lasciati fuori in seconda fila si incontrano. Cioè, ci sono tante modalità. Poi, anche studiandosi la presenza sul territorio di personaggi che vengono da luoghi di mafia, che si sono trasferiti qui, chiedersi come mai. L'altra domanda è, sappiamo, insomma, le mafie moderne si occupano soprattutto di economia, l'hanno sempre fatto, ma in particolare in questa fase svolgono soprattutto operazioni per, soprattutto in zone di nuova colonizzazione, di penetrazione, ma ultimamente mi è capitato di leggere un suo studio in cui in qualche modo spiegava come la presenza delle mafie in un paese fosse drammatica proprio per l'economia di quel paese, quindi sia a livello locale che a livello nazionale, perché appunto in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, che ruolo ha la presenza della criminalità organizzata nella maturazione di una crisi come questa? Beh, intanto perché sottrae delle risorse alla collettività. Abbiamo appena fatto l'esempio del costo delle bonifiche di terreni che vengono avvelenati, sono costi immensi che però bisogna sostenere. Pensiamo alle risorse che vengono drenate da un bilancio pubblico per soddisfare la costruzione, la realizzazione di lavori pubblici inutili e faraonici soltanto per accontentare le imprese di 'ndrangheta, quindi costano. E poi pensiamo all'allontanamento degli imprenditori onesti che vengono scoraggiati attraverso la violenza e che sono una risorsa importante per un paese, che un paese non si trova più. L'ultima domanda, lei appunto come presidente onorario di Libera, che è forse la massima espressione in Italia del fare antimafia sociale, quindi antimafia partendo dal basso, dall'impegno che ciascuno può assumere, che cosa significa oggi fare antimafia sociale e che cosa occorre appunto anche in una realtà come la nostra, dove le mafie sono poco percepibili, cosa significa in questo contesto fare antimafia sociale? Significa costruire tutte le condizioni che aiutano a tenere lontane le organizzazioni mafiose quando arrivano, e quindi una consapevolezza di sé, dei propri diritti, la realizzazione della democrazia che valga la pena di difendere, con cui ci si identifichi. Significa avere attività educative che abituino alla cultura dei diritti. Significa avere un'amministrazione pubblica trasparente, cittadini che pretendono trasparenza dall'amministrazione pubblica perché loro navigano nella corruzione. Quindi c'è da fare. Questa è antimafia sociale. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi.